Allora, siamo nelle viscere della fortezza spagnola e ci siamo imbattuti in una cosa veramente incredibile. Gli amici De Guzzi che cosa hanno realizzato? Abbiamo realizzato questa mostra, sempre ringraziando il comune di Montargentario, l'amministrazione ora e l'amministrazione vecchia, perché durante i permessi hanno collaborato tutte e due, che ci hanno messo a disposizione, chiamiamo queste cisterne vecchie, che erano cisterne che servivano per alimentare i cittadini di Porto Santo Stefano dell'acqua. Quello che riguarda la mostra abbiamo ammattito. Abbiamo ammattito tanto, perché per trovare tutti questi vascelli, tutte queste caravelle, barchette moderne, abbiamo dovuto girare casa per casa. I pezzi sono tanto. Immaginate andarla a prenderle casa per casa con dei mezzi, stare attenti che si rompiva qualcosa. Abbiamo faticato anche per prendere i quadri, ma questo pure è un ringraziamento. Va fatta ai collaboratori, specialmente Angelo Picchianti, che ci ha perso molto tempo, al vicepresidente Gianni Borghini, che ha provveduto a chiedere qualche permesso, ma abbiamo ammattito tanto e speriamo che vada tutto bene. Presidente, ma com'è nata questa idea di questa mostra? Abbastanza eterogenea, perché non sono soltanto vascelli, ci sono quadri, c'è il WWF, tante cose. È nata perché noi siamo un'associazione ONLUS a scopo di volontariato e il nostro statuto prevede di fare queste mostre, non solo di terra ma anche roba di mare, è compreso nel nostro statuto, perché è dovuto nel nostro statuto. Quindi era un dovere, vi siete sentiti proprio, pronti a dire sì a qualsiasi richiesta? Sì, siamo proprio, nel primo l'avevamo presa un po' sotto gamba, poi man mano che portavamo la roba ci siamo resi conto che era una cosa bella, bellissima, e credo ancora che se tutto procede bene, il prossimo anno provvederemo ancora a migliorarla. Quanto tempo vi ha impegnato? È all'incirca un mese. Però pensavo di più. Ma fine oggi è mezzogiorno, Vabbè, un mese poi, pure due o tre mesi prima, andare a vedere chi ce l'aveva casa per casa, questi galeoni. Poi sa, qualcuno ce l'aveva un po', che era tanti anni che era lì, era un po' rotto, l'ha dovuto un po' pulire, accomodare, e tramite Angelo insomma ci siamo dati da fare. Cosa che mi... Guzzi, qualcuno dice Gozzo, ma realmente come si chiama? In italiano si dice Gozzo, ma noi a Porto Santo Stefano è un dialetto, si dice Guzzo. Ma che cos'è il Guzzo? Il Guzzo è una barca da pesca, inizialmente era da pesca, di legno, prua e poppa uguali. Era quella che portava da mangiare a casa? Era quella che portava da mangiare a casa, esatto. E anche il lavoro quotidiano? Tutto, prima era a remi, adesso ora, per fortuna ci sono i motori, e sono messi a bordo questi Guzzi, e quindi la pesca di una volta non esiste più, chiaramente. Però è rimasta questa tradizione in noi, tant'è vero l'associazione Amici del Guzzo è nata proprio per questo motivo. Ecco, era questo che volevo sapere, perché siete nati come Amici del Guzzo? 20 passati anni fa, sono stati dei signori, ex comandanti, ex marittimi in pensione, e non volevano lasciare il mare a tutti i modi. Allora si sono fatti questi Guzzi. Per andare a pescare, a passare una mezza giornata a mare. C'era qualcuno che si prendeva il giornale, se lo metteva sotto il braccio, andava sul Guzzo, andava fuori, dava a fondo l'ancora e leggeva, pur di non stare sulla terra. E quindi è uscito fuori così, tutti pensionati. Ora invece poi, oltre che pensionati, sono entrati anche quelli che non erano in pensione. Abbiamo fatto questo gruppo magnifico che siamo più di 200 persone. Oggi il Guzzo si usa solo per il palio marinaro, allora? Soltanto per il palio marinaro. E poi c'è qualcuno nell'Amici del Guzzo che hanno Guzzo, che vanno a pescare a Totani. Ancora con il Guzzo? Sì. Totani, quando è periodo di settembre-ottobre, vado anch'io. Il mio non è un Guzzo, però è una pilotina, ma comunque si va alla pesca del tonno, a Traina, tutte queste. Alla sera d'inverno a Calamari. Ci vanno col Guzzo. Ha dato una bella indicazione, in quel periodo torno a trovarla. Bravo, benissimo. No, perché ci mancherebbe, e sarà nostro ospite. Che lei peschi con il Guzzo o senza, comunque torno. No, va bene, senz'altro. Ci tengo. Volevo dire una cosa. Prego.
molto importante. Tutto quello che vedete qui, tutte queste barche, non sono fatte con il kit. Cioè? Perché solitamente uno va al negozio e dice voglio il kit della Bounty, gli danno il kit della Bounty. Qui la Bounty se la fanno da sé, vanno a fare legnameria, si prendono i legnetti, vanno in officina, prendono un pezzettino di ferro, se lo lavorano e si fanno piano piano. Ma qui ci sono i maestri, eh? Questa è volontà, parecchia idea. Io pensavo che Santo Stefanesi, tanti così artisti, non lo pensavo che ci fossero. Artisti, artigiani e artisti, io li chiamo. E uno di questi è lui, ha fatto una nave meravigliosa. E fare la nave è un'evasione, non è una cosa. Uno che è modellista che fa le navi vola con la testa, vola col pensiero, pensa ai film di pirati, pensa alla scoperta dell'America, alle caravelle, ai galeoni spagnoli, ai galeoni britannici. E poi per noi vedere, oggi c'era un veliere in rada fuori la piazza, noi vedere un veliero nel mare davanti a tutto il paese ci si apre il cuore. Ci stai facendo vivere una favola con quello che stai dicendo, te ne rendi conto? Ma è vero, perché per noi santo stefanesi noi siamo un popolo di navigatori, mio padre e i padri di molti di loro non c'era lavoro e andavano a navigare, quindi... E chi più e chi meno a casa ha queste barche, queste cose, eh? E noi si è cercato proprio di fare una raccolta di questi, non tutti, non siamo riusciti a prenderle tutte perché ci volevano 3 fortezze spagnole per riempire di barche. E quanto è stato difficile poi recuperarle tutte e portarle qui sane e salve? È difficile, qualcuno l'ha portata per sé. Parecchi siamo andati noi con le macchine, con le tute catuere, con dei furgoni, dei cose. Insomma, è un lavoro, potete stare attento perché sono tutte cose delicate, infatti ci sono tutti i cartelli con scritto stare attento, non toccare, perché comunque penso che abbiamo fatto un egregio, un discreto lavoro. Senti, cosa significa per te l'associazione Amici del Guzzo? Allora, l'associazione... Ma tu lo chiami Guzzo o Gozzo? Guzzo, Guzzo. Guzzo, anch'io, eh? L'associazione Amici del Guzzo è un'associazione che è nata circa una 30 di anni fa per la ricerca di un posto barca. Ora si è un po' voluta perché abbiamo fatto una onlus, siamo un pochino un'associazione di volontariato, facciamo pulizia delle spiagge, facciamo tante cose, tante... E l'associazione è un, proprio lo dice la parola associazione, quindi siamo tutti... pescatori, piccoli diportisti che hanno la barca, che ci ritroviamo la sera sulla panchina con le barche. E non dimentichiamo la processione a mare che fate. La processione a mare, ma facciamo diverse cosette, facciamo la processione a mare, bellissima, questo. Il dottor Clemente Riccardo è un socio onorario dell'associazione Amici del Guzzo, ma lei che ha fatto per essere socio onorario? Ecco, siamo riusciti a dare una mano dal tipo organizzativo-amministrativo, per cui siamo riusciti a dargli quell'onlus. L'associazione già aveva tutti i requisiti morali per andare avanti, e di assistenza sociale, e riesce a fare del bene, e per cui se la Regione ci ha riconosciuto l'onlus senza alcuna difficoltà, anche perché partecipa a questa associazione in tutte le manifestazioni del comune e anche nei dintorni, per cui non è localizzata sul mare, ma sì in terraferma e per tutto si dà da fare. Ma ha visto che cosa sono riuscito a realizzare? Ecco, questa è un'idea del presidente che è riuscito pian pianino in questi mesi a portare avanti un'idea che era nata pian pianino ma è riuscita ad andare avanti crescendo veramente tanto e portando culturalmente molto, perché sono venuti fuori tutti i pensieri dei soci di una certa età dediti al collezionismo e le hanno creati tutte loro e sono stati veramente molto molto bravi. Allora scegli che essere orgogliosi per essere socio onorario di questa associazione. Questo sì, difatti mi emozionò quando ebbi fu una grande sorpresa e farne parte è veramente un onore. Questo. Sindaco Franco Bordini, siamo nel cuore della bellissima fortezza spagnola e ci troviamo un tesoro. Ah, veramente una cosa molto bella. Io sono felice di essere venuto,
soprattutto perché sono figlio di marittimi, mio padre faceva questo mestiere, quindi amo le navi, amo le barche, amo tutto quello che è attinente al mare. Sono poi anche amico del presidente della Amici del Guzzo e di tutti i componenti di questa diciamo organizzazione, e quindi la mia presenza qui testimonia il fatto che noi siamo vicini a loro e alla gente di mare dell'Argentario sempre. La nostra amministrazione quindi continuerà ad esserlo come lo sono state anche le amministrazioni precedenti. Per chi non è santo stefanese, entrare qui dentro e vedere tutti questi modellini, tutte queste opere d'arte, ci immaginiamo quanta pazienza, amore e cuore ci è voluto per realizzarli? Io me lo immagino bene perché avevo un fratello che purtroppo non c'è più, che aveva questa passione, e quindi in casa vedevo quanto tempo ci metteva a eseguirli, a realizzarli, quando non c'erano i kit, quando le tavole dovevano essere fatte una per una e quindi erano abbattimenti, e non riuscivo a capire come facesse mio fratello, perché io sono molto meno paziente, però ho vissuto in famiglia questo tipo di esperienza e ammiro con so quanto lavoro c'è dietro e quindi quanta dedizione e quanta pazienza è occorsa per eseguire un modello quale che sia. Gli Amici dei Guzzi portano avanti questa cultura, storia, tradizione. Quanto è importante per l'Argentario? No, per noi è essenziale, perché noi abbiamo sempre vissuto sul mare. C'è stato un primo periodo in cui c'erano i marittimi naviganti, quelli che andavano via e tornavano dopo anni come mio padre. Poi piano piano, con l'avvento del turismo e con la nautica da diporto, si è cambiata un po' la struttura della marineria, perché i marittimi non navigavano più tanto come prima all'estero e molti invece rimanevano qui in loco. Però sempre di mare si tratta, quindi con tutti i pericoli annessi e connessi e tutti gli aspetti anche belli che sono legati al mare. Ora i Guzzi si usano solo per il palio, sarà il tuo primo palio quest'anno? Il mio primo della seconda serie, perché sì, ho già fatto esperienze amministrative negli anni 70 insieme alla signora Agnelli, quindi insomma di pali ne abbiamo vissuti anche insieme qualcuno, è il mio primo da sindaco, questo sì. Allora, siamo con il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano, ma qui siamo nel suo regno. Sì, è vero, una mostra bellissima di tantissimi modelli di barche, di imbarcazioni antiche, moderne. Insomma, veramente molto molto bella, molto interessante. Lei da dove viene? Io sono originario di Viareggio e ho fatto servizio fino allo scorso giugno presso la Capitaneria di Porto di Genova. L'Argentario per lei quindi è un momento importante, un passo importante? Sì, insomma, il passo per tutti gli ufficiali della Capitaneria di Porto, che segna diciamo l'ultima tappa da ufficiale per il passaggio poi al ruolo dei comandanti, quindi molto molto importante, molto impegnativo, insomma un qualcosa che ci rende orgogliosi veramente di appartenere al corpo delle Capitanerie. Conosceva già la zona, quali sono le problematiche, se ci sono delle difficoltà oppure no? Ma pur essendo toscano non ero mai venuto qua, quindi mea culpa, non conoscevo diciamo le bellezze dell'Argentario, anche se ne avevo sempre sentito parlare. E beh, sicuramente è un luogo che vive il mare a 360 gradi e quindi soprattutto anche la sua economia è basata sul mare, quindi una risorsa importantissima che deve essere tutelata e sviluppata. Comandante, le auguriamo buon lavoro. Grazie.